In questa lezione del tutorial di Ableton Live trattiamo il warping. Prendiamo una canzone dal browser e la trasciniamo in punta di mouse all'interno di una traccia della finestra Arrangement. Come potete vedere, nella parte inferiore della schermata abbiamo tutte queste freccette rivolte verso il basso. Questi sono i warper. L'operazione di warping consiste nell'andare a posizionare questi warper in corrispondenza dell'attacco delle casse del nostro brano. Naturalmente partiamo col primo warper. Primo warper che, nel caso stessimo lavorando su una canzone con un'intro molto lunga, potremmo tranquillamente andarla a posizionare nel punto di inizio a noi utile, tralasciando così tutto ciò che non ci interessa della parte iniziale del brano. In questo caso partiamo dalla prima cassa. Importanti sono i due strumenti disponibili in punta di mouse in questa sezione di editing. Il primo, che appare quando ci troviamo con il mouse nella parte superiore di questa sezione, consiste in una mano che impugna una lente di ingrandimento. Tenendo premuto il tasto del mouse e spostando il mouse verso il basso, allargheremo lo zoom. Viceversa, spostandolo verso l'alto, diminuiremo lo zoom. Vi ricordo che lo zoom è anche effettuabile mediante i tasti più e meno della tastiera del nostro computer. Nella parte bassa ci appare l'icona di un altoparlante. Cliccando con il mouse laddove si trova quest'icona, avvieremo la riproduzione della traccia. Per fermare la riproduzione, basta premere spazio. Per spostare i warper, basta cliccarci sopra con il mouse per poi muoverci verso destra o verso sinistra con il mouse stesso fino a quando troviamo il punto nel quale vogliamo posizionare il warper. Posizionato il primo warper. Vado a verificare il warper numero 2, corrispondente al primo quarto della seconda misura, apporto eventuali modifiche se necessarie e poi passo al warper numero 5. Come vedete sono fortunato, si trova già al posto giusto e di conseguenza passo al warper numero 9. A questo punto proseguirò a passi di 8 misure. Per quale motivo? Perché la musica dance, musica elettronica in generale, si sviluppa a pattern composti da 8 misure. 8 misure corrispondono a 32 quarti, di conseguenza 32 colpi di cassa. Quindi andrò sul 17. Se necessario, lo sposto. Ricordo che per spostare un warper basta cliccarci sopra con il mouse e muoverci verso destra o verso sinistra fino a quando troviamo il punto nel quale vogliamo posizionarlo. Poi passo al 33. E così via. Molto importante andare a verificare anche la fine del brano. Per quale motivo? Perché ovviamente le parti importanti in un mixaggio sono la parte iniziale e la parte finale, dove abbiamo appunto l'intro e la cosiddetta outro. Vado ad apportare le correzioni del caso. E a questo punto il nostro file è pronto per lavorare con Ableton. Molto importante, una volta fatta l'operazione di warping, è cliccare su Save. Per quale ragione? Perché in pratica, cliccando su Save, andiamo a salvare queste nostre operazioni di editing in un file che avrà lo stesso nome della nostra traccia, ma con un'estensione diversa, l'estensione ASD. Questa è di fondamentale importanza perché? Perché l'operazione di warping non la dovremo fare tutte le volte. Una volta effettuata, resterà memorizzata in questo file. E ogni qualvolta andremo ad aprire la traccia all'interno di Ableton Live, questa sarà automaticamente messa a tempo alla velocità generale del progetto. 125, do invio, e il brano va a 125. Doppio clic, 130, invio, il brano va a 130 e così via. In pratica, tutte le tracce warpizzate, una volta importate all'interno di Ableton Live, saranno automaticamente riprodotte alla velocità generale impostata per il progetto di Ableton Live. Quindi, se io prendo una traccia a 140 bpm, una volta warpizzata e importata all'interno di Ableton Live, in questo caso il progetto 130, automaticamente questa traccia andrà a 130 bpm, indipendentemente dalla velocità originale.